È possibile realizzare un matrimonio d'amore o di interessi tra la politica industriale e la politica ambientale. Ecco perché se vogliamo puntare sulla crescita, se vogliamo sostenere una nuova politica industriale, dobbiamo sostenere l'efficienza energetica, perché il costo dell'energia ormai è diventato il problema principale per la competitività industriale. Lavorando in questo settore, sostenendo le tante iniziative, le tante idee che ci sono, significa poter rendere più forte il sistema imprenditoriale europeo. La Commissione vuole lavorare in questa direzione, tant'è che l'efficienza energetica è anche al centro delle nostre iniziative, ad esempio nel settore delle costruzioni.